Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, ed io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Amici telespettatori, anche in questa settimana la parola di Dio ci parla della cosa più importante, più difficile a capirsi: il pane della vita eterna. Lui è il corpo e il sangue di Cristo per la nostra salvezza. È difficile credere a questa verità, una verità soprannaturale rivelata. Non dipende dalla mentalità umana, dal ragionamento, dalla filosofia, dalle analisi scientifiche. È una parola: se crediamo alla rivelazione di Gesù siamo salvi, altrimenti saremo condannati. Perché l'amore vuol dire fidarsi, e la vita eterna ci viene data se rimaniamo uniti nell'amore di Gesù. Se noi rifiutiamo l'amore, non Gesù rifiuta noi, se noi rifiutiamo l'amore di Dio che si manifesta proprio nell'Eucaristia, rimaniamo fuori dell'amore. Gesù non può fare niente per noi. La salvezza viene impedita dalla difficoltà, dalla negazione dell'amore nostro. Crediamo alle cose del mondo e non ci fidiamo di Dio. È tremendo. Un Dio così buono, che ci ama, ci vuole bene, perdona tutti i nostri peccati, le nostre infedeltà, ma se noi lo vogliamo, se noi lo rifiutiamo continuamente, non lo accettiamo come Dio, allora Dio non può fare nulla per noi, rimaniamo esclusi dal banchetto eterno, dalla grande cena con cui viene assomigliato il regno dei cieli. Pensate che miracolo grande, è il miracolo più grande che esista nel mondo, più dei miracoli della Madonna, di Gesù, dei Santi. Qui si tratta che un po' di farina e un po' di vino diventano, alle parole del sacerdote, il corpo e il sangue di Cristo per la nostra salvezza. Che parola importante, che miracolo! È continuamente sotto i nostri occhi. Noi ci siamo abituati, per noi è una cosa come un'altra. Sembra una preghiera uguale alle altre: la messa, l'Eucaristia, la comunione. Ma pensate, Gesù vivo e vero. Cambiano le apparenze, perché non si vedono, ma dentro la sostanza è diversa, non è farina e vino, ma è corpo e sangue di Cristo, per un miracolo dell'amore di Gesù per noi, per stare vicino a noi. Pensate, era l'ultimo giorno, l'ultima cena che rimaneva con noi, con i suoi apostoli. Era pieno di tristezza, di commozione, pensando che doveva lasciare questo mondo come uomo, e si è rivolto ai suoi apostoli nell'ultima cena. Non ha pensato alle sue sofferenze, ha pensato a noi. Non ci ha voluto abbandonare la vigilia, dove l'avrebbero messo poi in croce, uccidendolo nelle torture più grosse che potesse
immaginare l'intelligenza umana. Ebbene, lì, proprio nel momento dell'ultima cena, fate questo in memoria di me, ha detto ai suoi apostoli. E da quel momento non è più pane e vino, ma il corpo e sangue di Cristo per la nostra vita eterna. Ci pensate che amore? Ma quale persona ci ama così da farsi mangiare, da rimanere dentro di noi con un miracolo così grande? Noi nell'Eucaristia possediamo Gesù, quello che è nato a Betlemme, quello che è morto sulla croce e che ora siede alla destra del Padre. È lo stesso Gesù, è un miracolo. È inutile starci a ragionare. Ce l'ha detto Gesù, l'ha provato con la sua passione e morte. E la Chiesa ce lo rinnova continuamente. Pure anche molte persone si sono allontanate dalla Chiesa proprio per fatto dell'Eucaristia, dei sacramenti. Non credono all'intervento di Dio, al miracolo di Dio. Anche per quelli non cattolici, alcuni l'Eucaristia diventa un ricordo, un simbolo, ma non è il vero corpo e sangue di Cristo fisico che rimane dentro di noi fino a che non si esauriscono le specie del pane e del vino e rimane con noi nel tabernacolo, lì rinchiuso, solo, aspettando un atto d'amore da noi. Viene per farsi abbracciare, per farsi mangiare da noi e rimanere con noi. E noi spesso, dopo 2 minuti, un segno di croce, una preghiera e via. E lo abbandoniamo, lo lasciamo solo, come se non fosse venuto. Casomai gli chiediamo qualche favore, qualche interesse, una grazia e poi basta. Ma l'amore? Dov'è l'amore per Gesù mentre Lui si consuma per noi? Noi cosa facciamo per Lui? I santi rimanevano proprio incantati dall'Eucaristia, perché è il dono più grande, è già il paradiso in terra, è l'assaggio. Poi dopo lo vedremo faccia a faccia come egli è e rimarrà per sempre con noi. Amici degli spettatori, che mistero grande che è questo. È difficile credere alla parola del Signore, ma ce l'ha detto Lui, l'ha testimoniato. Se non diamo retta a Lui, a chi vogliamo dar retta? Agli uomini del mondo che ci promettono, chi promettono là, ma non riescono a salvarsi neanche per loro, muoiono tutti più o meno disgraziati, eppure noi crediamo a loro e non crediamo a Dio. Ci fidiamo degli uomini che promettono. Dio dà la vita per noi, è morto per noi. Dove troviamo un potente della terra, qualcuno che comanda, che è disposto a dare la vita per noi? Gesù l'ha fatto e lo fa continuamente sull'altare. Siamo una religione meravigliosa, siamo i più fortunati della terra, per noi è riservato questo, nella Chiesa, questa Chiesa fatta di uomini deboli, fragili, però possiede Dio, possiede Gesù Cristo, possiede l'Eucaristia, i sacramenti, il perdono dei peccati, la grazia, la santità. Via via qualcuno emerge e siamo certi che se noi seguiamo gli insegnamenti non degli uomini di Chiesa, ma del Signore, del Vangelo, della parola di Dio e partecipiamo alla Chiesa come corpo mistico di Cristo, noi avremo la vita eterna, il passaggio da questa vita terrena alla vita eterna, in un attimo. Mentre tutti piangeranno perché lasciamo questa terra, noi felici e contenti entreremo nel Regno dei Cieli a far festa per tutta l'eternità. Amici degli spettatori, ritorniamo al Signore, riscopriamo questo mistero dell'Eucaristia, crediamo alla parola di Gesù, è Lui il pane della vita. Se ci abbiamo Lui, tutto il resto passa in secondo ordine. Gesù è capace di darci anche la gioia, anche nelle prove, anche nelle difficoltà. Il Signore ci dà la certezza del Suo amore, ci dà la forza del Suo amore, ci dona, ci fa partecipi del Suo sacrificio, del Suo martirio, della Sua testimonianza di fede. Annunciamola anche agli altri, come Gesù l'ha annunciato agli Apostoli, l'Apostoli a noi e nei secoli è arrivata fino a noi questa parola di salvezza.
Coraggio, amici telespettatori, fidiamoci di Dio, torniamo al Signore. Questi giorni anche di vacanza, per chi la può fare, comunque durante la giornata, troviamolo un po' di tempo per stare con Gesù, specialmente poi il giorno del Signore, la domenica, che facciamo la comunione, l'Eucaristia, ce lo portiamo nel cuore dentro, rimaniamo con Lui, parliamoci, come se Lui fosse presente. Se c'è miracoli che fa la Madonna, un santo, si corre, si fanno pellegrinaggi, chilometri per andarla a cercare. Gesù è Lui che viene da noi, entra dentro di noi, non dobbiamo fare altro che raccoglierci e parlare, stare con Lui, e Lui è capace anche di compiere miracoli per noi. Fidiamoci di Dio, ridiamo valore all'Eucaristia, riscopriamola questa Eucaristia, andiamoci preparati, ma rimaniamo con Gesù, non lo lasciamo solo. Gesù che viene e noi lo trascuriamo, pensiamo alle faccende del mondo, come siamo tristi, come siamo veramente ingrati verso questo amore grande di Gesù per noi. Coraggio, approfittiamo di questa parola che vi giunge nelle vostre case attraverso anche la televisione, proprio per rinnovare il nostro impegno nell'Eucaristia, per vivere sempre di più questo dono, questo sacramento. Annunciamolo al mondo, teniamocelo per noi. Quando non possiamo fare proprio la comunione eucaristica, possiamo fare la comunione spirituale pregando dentro di noi, parlando con Dio cuore a cuore come due innamorati. Le parole più belle dell'amore diciamole a Gesù, che sono dette bene, e Gesù ci contraccambia. State certi, amici degli spettatori, vi auguro questo ascolto della parola.